stamattino la Movida. Siamo con una bellissima modella che rappresenta questa serata trend particolarissima. Che cosa pensi della moda? Io penso che la moda bisogna interpretarla, bisogna dare vita a quello che si indossa, ai capelli che si indossano, quindi penso che la moda è come l'arte, bisogna avere l'ispirazione giusta per creare la cosa giusta. Gioventù, vediamo cosa ci dice oltre. Come lavoro faccio la modella per arrotondare, diciamo, un po' la vita quotidiana. Ora siamo a Matino in un locale al Greenwood e stasera c'è una serata di moda, capelli e anche abiti. Io penso che la moda sia un qualcosa in più e Matino, anche se è un paese piccolo che magari non può dare risorse come Milano o Parigi, penso che ci sono degli artisti nascosti, stilisti, parrucchieri che valgono più di quelli del nord, quindi credo che la moda, anche se nel paese piccolo, può crescere essendo anche uguale a quella del nord. Perciò stili e tendenze si può avere anche a Matino. Sei tornata dalla Svizzera per restare a Matino? E perché? Più a casa tua nel paese in cui hai sempre vissuto, c'è un'area diversa, si vive più di cuore, cioè, ti senti veramente a casa tua. Comunque è un paese più solare, anche se magari tante cose non vanno bene, però ti senti veramente meglio qui. Abbiamo più vita, ti diverti. Domani che cosa fai? Grande designer riconosciuto, infatti è organizzatore della stessa serata dove noi siamo ospiti. Massimo, il tuo design è visto solo a Matino o da qualche altra parte del mondo? No, sinceramente è visto pure da altre parti del mondo, cioè io giro parecchio, faccio parecchie sfilate moda, in cui sono 7 anni pure che vado a pettinare il Festival di Sanremo e Premio Barocco, vado a pettinare, sono già 7 anni come dicevo, quindi mi muovo abbastanza come high styling. Sei di Matino? Sì, io sono di Matino, sì. E stare in un piccolo paese come questo, nonostante tutto? No, ti sta bene perché alla fine la moda ormai è l'ordine del giorno, la bellezza della donna e quindi alla fine ti sta bene pure su un Matino. Dunque chi l'ha detto che una piccola provincia può limitare il design? La Movida di Matino è identica a quella di una Milano. Ma che ho fatto oggi? Perché Matino è plus ultra o non plus ultra? No, plus ultra. Ah, ok. Ok, ciao. Ciao. Scusa, che cosa fai domani? Stessa cosa che ho fatto oggi. Perché? Perché Matino è plus ultra. O non plus ultra? Non plus ultra. Ah, ok. Ciao. Ciao. Che cosa fate domani? Quello che abbiamo fatto oggi. Perché? No, non lo so. Che cosa fate domani? Noi abbiamo fatto oggi. Perché? Perché a Matino è non plus ultra. E non? Non plus ultra. Ah, e non plus ultra? Guarda quello che mi muore. Ciao, scusa, che cosa fai domani? La stessa cosa che ho fatto stasera. Perché? Perché Matino ma è non plus ultra. Fantastico, ciao. Matino è non plus ultra. Ciao, scusate, che cosa fate domani? Quello che abbiamo fatto oggi. Perché? Perché Matino è non plus ultra. È non plus ultra. Ciao. Scusa, scusa, ciao. Senti, che cosa fai domani? Quello che ho fatto ieri. Quello che ho fatto oggi, la scusa. Che cosa fai domani? Quello che ho fatto. Perché? È non plus ultra. Ciao.
finalmente ti ho trovato. Ciao. Che cosa fai domani? Quello che ho fatto oggi. Perché? Perché a mattino è non plus ultra.